Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Oggi abbiamo tre ore e mezza, non ce la sentivamo di andare a affrontarla la sessione in fiume. Siamo venuti qui ai laghi Cesena sperando di fare qualche cattura per divertirci. Sono state settimane di lavoro pesante, settimana scorsa alla fine ci si deve anche divertire. Esatto, quindi siamo venuti qui con nessun obiettivo, ragazzi, con l'unico obiettivo di mangiarsi una pizza, mettersi tranquilli, sperare di provare un po' le canne, le bolles nuove. Esatto, quindi abbiamo anche una cosa nuova da farvi vedere che ci hanno spedito, quindi una ce l'avete dietro di noi. Dopo diciamo che all'interno del video esatto ci sono un po' di cose, ecco. Però l'idea è quella di venire qui un po' a star tranquilli, ragazzi. Sì. Alla fine qui Cesena è uno dei pochi posti, credo, libera, perché alla fine basta essere tesserati FIPSAS, sì, esatto, e pagare un tesserino annuale, dove appunto si riesce a stare veramente tranquilli e in pace, perché qui, ragazzi, non c'è niente. Esatto. Campi, alberi, erba e basta. Sì, ma settimana scorsa non siamo andati in pesca, quindi avevamo voglia anche un po' di divertirci, come ha detto Cri, il car fishing è anche divertimento in primis. E basta, speriamo di vedere due o tre carpette, non chiediamo di più perché ovviamente il tempo è quello che è. Dimmi, Cri. Hai chiamato la pizza? Ho chiamato la pizzeria, ho già prenotato le pizze. Bene. E basta, le canne sono già calate e abbiamo pasturato ovviamente col Cobra. Basta, incrociamo le dita, speriamo di divertirci anche con due o tre carpe, non chiediamo di più, però andare in fiume per tre ore e mezza non ce la sentivamo, ragazzi, siamo sinceri, volevamo anche un po' di action, quindi basta, andiamoci in pesca, mangiamo. Ho già stufato. Ok, perfetto, va bene ragazzi, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, questo è il pacco che ci è arrivato. Adesso lo consegno a Max. Max vi spiegherà cosa c'è dentro e ovviamente chi ce l'ha mandato. Quindi ragazzi, il pacco lo lancio a Max. Dai, l'ho lanciato piano, dai. Ma sei fuori! Pesa un botto. Matto, ragazzi. Vabbè. Allora, mi sono ripreso dopo che Cri ha lanciato il pacco addosso e tanto è suonata la canna. Apriamo il pacco, ma io mi chiedo, ma perché tutta la settimana c'è sole e il venerdì deve piovere? Cioè, ma cosa abbiamo fatto di male io e Cri? Non lo so, vabbè. Comunque ragazzi, ci ha contattato l'azienda All Powers. Di che cosa si occupa l'azienda? Beh, di power station, pannelli solari, questa roba qua. Probabilmente ha visto il nostro video precedente dove abbiamo fatto vedere il modello che avevamo preso l'altra volta e ci ha contattato, ci ha chiesto se poteva inviarci anche loro il loro prodotto e ovviamente chi siamo noi per dire di no. Quindi abbiamo accettato e ci ha fornito anche, se non sbaglio, un link dove c'è un codice sconto del 10 o del 15%, lo mettiamo in descrizione, ragazzi, se qualcuno è interessato ovviamente può accedervi e vi porta direttamente, penso, sul sito dell'azienda in modo da avere questo piccolo sconto. E ok, apriamola, non passiamo le ore qui perché già conoscete il prodotto, che cos'è una power station, ne abbiamo già parlato. Però questa qui è veramente arrogante, vi spiego perché. Beh, innanzitutto c'ha il suo cofanetto con dentro i cavi di ricarica sia per l'accendisigari sia per la corrente, molto carino. E questa qua è la nostra power station. Abbiamo detto di sì, ragazzi, perché noi eravamo lì per prendere un'altra, perché ovviamente avendo due tende di notte ognuno ricarica le sue robe, ma avendone solo una, cioè dovevamo caricare tutto nella tenda dell'altra e quindi avevamo pensato veramente di prendere un'altra.
fatalità, è caduto a pennello. Come dicevo, Power Station, questa qua è più potente, è la R600, quindi eroga fino a 600 watt con un picco, il boost di 1200, e andiamo a vederla un attimo in velocità. Abbiamo le due prese di corrente alternata, addirittura due stavolta, che è molto comodo. Dopodiché il solito accendisigari, la presa accendisigari, le USB-C, due uscite USB normali, e ovviamente il tasto di accensione, ma cosa carina anche, non so se si può notare, ma c'è anche il LED che si accende, quindi anche una fonte di luce già per la tenda magari, o se qualcuno lo usa anche per altri scopi, è un punto a favore. Spengo. Abbiamo i tastini qua sotto che accendono le varie porte, quindi per far funzionare la corrente alternata si andrà ad accendere questo tastino qua, mentre per far funzionare le altre porte andremo a schiacciare il tastino qua. La cosa carina è che questa Power Station ha anche la ricarica wireless del telefono, quindi per quei dispositivi di ultima generazione che hanno la ricarica wireless, in questo caso noi abbiamo gli Apple, gli iPhone, basta posizionare il telefono qua sopra e parte la ricarica senza bisogno di cavi. Quindi vantaggio. Perché vantaggio? Crima, i trattori adesso devono passare, cioè assurdo ogni volta, vabbè. Perché vantaggio? Perché non ho bisogno di un cavo che si attacca alla Power Station, ma lascio liberi gli altri per caricare la torcia alla testa, per caricare il gimbal che ci supporta l'iPhone, per caricare la videocamera, per caricare le batterie del barchino. Quindi avere un groviglio di cavi a volte è fastidioso, ma per quei due o tre dispositivi è comodo non avere anche il cavo dell'iPhone e del telefono. Quindi un prodotto che, come avete visto, ormai non possiamo più farne a meno. Le Power Station sono veramente eccezionali per noi carpisti, secondo noi. Ci accompagnano in tutte le sessioni e ci permettono di ricaricare i nostri dispositivi, che siano appunto per la pesca o che siano anche per la vita quotidiana, perché, come ricordiamo nel video precedente, questi si possono usare anche in casa come backup per quando va via la luce o per alimentare. Un computer necessita appunto di avere corrente continua se va via la luce, con questo siete tranquilli. Ma vabbè, basta, io direi che adesso torniamo in pesca, ragazzi, vi abbiamo fatto vedere questa kick che ci hanno mandato, ringraziamo nuovamente l'azienda che ci ha contattato, Alls Power, e ricordo che c'è il link sotto per chi vuole approfittarne, c'è un piccolo sconto, quindi andatevelo a vedere, ragazzi, noi non ci capiamo niente come al solito. Basta, tutto qua. Ah ragazzi, dimenticavo, come tutte le cose di sto mondo, ovviamente nel 2023 c'è un'app dove appunto possiamo vedere tutte le informazioni che ci dà la Power Station, quante ore ci rimangono, che livello di percentuale, possiamo comandare le varie porte sia corrente che USB, possiamo accendere la luce LED appunto che vi ho fatto vedere prima, quindi come tutte le cose c'è un'app, sfruttiamola e interagiamo con la nostra Power Station. Basta, adesso andiamo a mangiare la pizza, quasi quasi, che dici, Cri? Sì, ci sta. Allora ragazzi, ne approfitto adesso, sono andato alla canna un attimo, anzi un secondo ragazzi, perché mi sa che sta partendo. Volevo approfittare della luce per parlarvi di una cosa che ormai avete visto già in qualche video, ma non ci siamo mai soffermati realmente sopra. Come avrete visto, sia io che Max abbiamo cambiato le canne. Allora, diciamo che ho iniziato io, perché avendo provato le sue X-Tractor ero rimasto colpito ovviamente dalla potenza della canna. E diciamo che rispetto alle Rodacison che avevo io, sono canne molto più resistenti, molto più con nervo, hanno potenza, sono 3,5 libbre comunque. E quindi avevo il desiderio di cambiare le canne per avere una canna più potente. Quindi io ho preso le nuove X-Tractor, e io non ho il manico cork come Max, ho il manico in, adesso non mi ricordo il materiale, comunque in gomma, e devo dire ragazzi che sono, insomma, già qualche video che le usiamo, e devo dire che effettivamente sono canne che sono molto potenti. Riusciamo a lanciare bombette a
distanze che a noi interessano, non stiamo parlando di distanze di 120 metri, parliamo di lanciare una bombetta tranquilli anche a 60-70 metri con facilità. Quindi ecco, questo è un po' il sunto. Ovviamente l'ha presa anche Max, Max se l'ha ripresa un attimo ragazzi, che ha portato la canna col manico cork, e deve ancora togliere le pellicole, perché ovviamente il ragazzo cosa ha fatto? Le ha tolte sulle vecchie canne, sulle nuove ovviamente ce l'ha ancora, quindi io spero che rivoglia rifare la cosa dell'altra volta, quella con la carpa grossa che le toglieva, e gliele farò togliere anche a lui. Adesso ragazzi devo cercare di capire se ho attaccata una carpa, un carasso, una brema o qualcosa di più piccolo ancora, non lo so, adesso cercherò di capire. Com'è Cri? Tra un po' te lo dico. Brenda chilo? Non lo so. Vabbè, staremo a vedere. Ah, magari anche piccoline ragazzi, però. Ah beh, magari hanno fatto qualche missione. Dai che vinciamo il premio più piccola del lago. Magari è un Amur che sta venendo verso di te. C'è qualcosa? Sì, ma è veramente piccolo, sai. Sì? Ma questo non vuol dire che, essendo piccola, bisogna tirare più forte. Bravo. Perché si sente magari più leggero. Anzi, è proprio il contrario, ragazzi. Quando vediamo... Non ci sono legnaie che devi portare. Che sono piccole così, a maggior ragione, per cercare di conservarle, che poi non è così piccola, ragazzi. Eccolo là, infatti, cos'era? Amur. Cosa ti ho detto? Che poi non è così piccola. Sapevo che era un Amur, guarda. Stava venendo verso di te e quindi non lo sentivi. Esatto. Adesso però si fa sentire. Eh sì. Eccolo. Senti come che sfrizzano. Eh sì. E anche agli Amur di Cesena piacciono le Essential Cell. Bene, bene, allora, un Amur molto carino, che ha mangiato sulle Essential Cell, nuove bolles di casa Mailine, ragazzi, che stiamo utilizzando. E oh, un attimo. Eccolo qui. Pazienza, cogliamo ragazzi, perché sono... Bene ragazzi, molto felice. Adesso vi spiego cosa stiamo facendo, perché non stiamo facendo sacchettini, stiamo pasturando unicamente con le boilies, quindi stiamo scobrando unicamente lo spot. Ragazzi, vado a rilasciarlo perché l'Amur, come sapete, è molto delicato. Una piccola premessa: quando utilizzate culle a barchetta, ragazzi, utilizzate anche delle sacche di rilascio, perché in questi casi vi aiutano a tenere fermo il pesce, quindi è molto importante che le utilizzate, è un aiuto in più. Bene, detto questo, e vi ricordo soprattutto che quelle della Compact non sono sacche di mantenimento, ragazzi, qualcuno ce l'ha chiesto, sono solamente sacche di pesature e rilascio. Andiamo a rilasciare l'Amur. Come al solito, ragazzi, andiamo a cullargli un po', a togliergli l'aria. E noi siamo dei ragazzi felici. Allora adesso ragazzi vado a ripasturare ancora un pochino, e boilies del 20 e senza il sel, basta, lanciate con il Cobra
e ho innescato sempre una di queste, ma batter, quindi bilanciata, e adesso vado a ripasturare come con il marsupietto che Max mi ha convinto a comprare, perché ragazzi è veramente comodo. Adesso vi faccio vedere la comodità di questo marsupio, perché tanto una capienza di 2-3 kg circa di palline, 2 kg ci stanno sicuri, forse anche quasi 3, e niente, sostanzialmente va legato addosso, ce l'ho sempre con me e adesso vado a pasturare. Allora, adesso io con questa canna, ragazzi, che è quella di destra, pescavo nel buco, non so se si vede, in quei cannetti lì ci sono due buchi, pescavo in quello di destra a ridosso. Basta, ragazzi, semplicemente scobrando le boilies vicino a quel buco e lanciando l'innesco con una retina in TPA con sempre altre boilies. Stiamo provando a pescare unicamente con palline per vederne anche comunque l'efficacia, la pasturazione stessa, se appunto può rendere di più o meno. Ovvio, ci sono dei laghi dove magari conviene pasturare con mais, con tiger, però insomma stiamo provando, sapete che noi ci piace sperimentare e quindi sperimentiamo. E non so se state vedendo, ragazzi, che non mi sto muovendo minimamente, sono qui fermo e sto pasturando attorno allo spot con molta facilità oltretutto, e ve lo dice uno che non sa lanciare con il cobra. Allora, ragazzi, sto provando a fare un piccolo cambio tattica, visto che abbiamo poche ore e devo giocarmele tutte nel modo migliore. Sto provando le nuove clones, queste esche nuove che ha lanciato la Mainline, ovviamente le proviamo anche noi, che si avvicinano a quello che sono gli alimenti naturali. Qua ho le bilanciate al mais, ma io sto innescando una bilanciata alle Tiger Nut. E siccome devo fare un lancio sui cannetti di fronte, mi faccio un piccolo stichettino di pellettino Mainline, sempre ovviamente, e in modo sì che non si aggrovigli tanto. C'ho l'anti-tangle, però sapete, devo caricare un pochettino, quindi adesso questo qua sembra lungo, ma in realtà basta giocare un attimo così e diventa una piccola pallottina. Cri, è partita la canna? Ah, ok, ho visto Cri che ferrava. Eccolo qua, vedete, ragazzi, piccolino piccolino, giusto perché almeno attaccando la lamo si distende bene la sezione di boom, che sto usando un combi rig, e via andare. Adesso qua devo fare il nodo così all'incontrario, perché ho finito quasi la retina, c'ho la ricarica, adesso la ricaricherò e basta. Quindi vediamo se sto cambio tattica, magari col piccolino riesco a ingannare qualcosina in più e basta. Tac. Ok. E ora facciamo il nostro caffè. Mamma, che lento. Fai il caffè. Fai il caffè. Prepara da mangiare. Fai il caffè. Prepara da mangiare. Fai il caffè. Prepara da mangiare. Ah, che polemico. Mamma mia, che polemico. Fai il caffè. Allora, ragazzi, vediamo se riesco a sfatare il mio piccolo mito. Qua c'è innescata una pop-up, vediamo se finalmente tiro fuori una carpa da Cesena con la pop-up. Staremo a vedere, ragazzi.
Sì, è arrabbiato adesso. Adesso è arrabbiato, Cri. Occhio perché questo parte adesso. Allora, adesso dovrebbe fare le sue solite sfuriate, l'Amur. Vediamo un attimo. Piano, Cri, perché appena vede il godino si arrabbia. È anche più grande dell'altro questo. Ok, eccolo, eccolo. Sì. Ma le X-Tractor Pro reagiscono veramente bene. Guardate, mamma mia, si è arrabbiato. Non c'è niente da fare. L'Amur, quando vede il godino... Anche perché, ragazzi, lì sotto... C'è un tronco meraviglioso, no, porca miseria. Guarda dove è andato. È una roccia. Ah, è una roccia? È una roccia, quindi occhio che... lo porto di qua. Mamma, quando si arrabbia l'Amur sotto riva. Mamma, mamma. E qui entrano in gioco le canne, ragazzi. Quindi, ragazzi, noi... ci si deve divertire con la canna. Guadino sotto. Guarda che roba. Forse ci siamo, Cri. Occhio. Allora, ragazzi, finalmente ce l'ho fatta con la pop-up. È arrivato questo bel pescione. Wow. Si sta arrabbiando. Si sta arrabbiando. Eccolo qua. Peso stimato, non lo so. Però, ragazzi, sono contento perché è caduto sulla pop-up. Tra l'altro sono le nuove Clones, quindi sono contento, funzionano egregiamente. E adesso andiamo a rilasciarlo subito perché l'Amur è delicato, ragazzi. Bene, sono contento. È il solito problema dell'Amur. Mi lava sempre. Gira gonfia la testa, ragazzi, mi sono alzato di... mamma mia, che vecchio che sono. Sono contento però. Sono contento perché in poche ore, con le esche giuste e l'approccio giusto, il risultato a casa si porta. Ma la cosa più importante è rivedere il pesce, andare via con le sue forze. Quindi mi raccomando, ragazzi, soprattutto con gli Amur, ve l'abbiamo già detto, però è importante ridirlo. Quindi massaggino sulla pancia e una volta che è pronto ce lo dice lui. Mi ha stremato e ho i calzini bagnati. Ragazzi, se vedete questo cambio di luce dalla scena di prima adesso, è perché è partito l'Amur, quindi abbiamo aspettato bene il caffè e ci siamo dedicati ovviamente al pesce. Adesso lo preparo. Vi stavo dicendo che, visto che sono io l'addetto al caffè e al cibo, e utilizzando Buffetteria Corda, ha lanciato la nuova linea Camo e ne ho approfittato per prendere una borsa appunto per quello che è il cibo, diciamo, più grande di quella che avevo prima. Come la mia, copione. Sì, quindi ho preso questa qui, che è la Compact Cool Back Large, che è quella più grande. Ma che problemi hai con l'inglese? Tantissimi. Compact Cool Beige, no, Compact Cool Bag Large. Quindi, ragazzi, ho preso questa perché intanto è grande, quindi mi ci sta veramente tanta roba. Adesso è anche fatta apposta, Cri, perché dentro c'ha la parte quella adesso per se tenere. Max viene qui, vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Allora, come vedete, io all'interno adesso per questa sessione, ovviamente, ragazzi, è così. Dentro questi ragazzi non mancano mai, imperdibili, immancabili. Sai che boh, la vaporiera, teiera, qui abbiamo le tazze, bicchieri, gas, fornellino, caffè, bottiglie d'acqua, cioè me ne sta ancora veramente tanta di roba. Oltretutto, ora non ce li ho perché ovviamente non ho da tenere a fresco niente, ma come vedete qui a lato, anche davanti a te, tutto ci sono. Intorno ci sono le alloggi per i ghiacci. E con la borsa ce ne sono due. Potete prenderne degli altri, vanno bene anche altri tipi di ghiacci, insomma, basta, vedete che è bello largo, quindi ci sta di tutto. E poi c'è la parte davanti dove io, in questo caso, tengo quello per la fiamma, proteggere la fiamma, qui ci sono le forchette e del tè per calmare Max nelle sessioni invernali. E ovviamente ha sempre la tracolina comoda per portarla via, ragazzi, e basta, insomma, l'ho presa perché
perché sei un copione. L'ho presa, solo che io ce l'ho camo, ma Max ha preso una cosa camo che ora no, ve la dirà più avanti, ragazzi. Adesso faccio il caffè. Ragazzi, sessione finita, sono le 10:40 e il ragazzo tra 6 ore mi alzo per andare a lavorare. Lui deve andare a lavorare domani mattina, ma porca miseria, vabbè ragazzi, purtroppo... Altrimenti era notte secca, ragazzi. Altrimenti però, purtroppo noi siamo fortunati e quindi niente, e domani lui si deve alzare presto e ci tocca andare via, ragazzi. Però vabbè, allora, in 3 ore, 3 ore e mezza che siete stati qua, 2 bei pesci li abbiamo visti. Ovviamente non si può pretendere di fare 30 partenze in 3 ore, perché comunque non è neanche la parte della giornata quella dove magari riesci a vedere più catture. E sono partiti i pesci quando si è abbassato un po' il sole, e l'ora del tramonto classica, e basta. Io sono contento di aver preso finalmente sulla pop-up qui a Cesena. Sicuramente se avessimo fatto qualche ora in più, magari qualche altro pesce l'avremmo visto. Poi, come sapete ragazzi, dobbiamo pensare anche alle riprese, quindi su 3 ore e mezza di pesca noi dobbiamo concentrarci sia sul fare il video che sul pescare, quindi purtroppo quando sono queste sessioni velocissime l'attenzione alla pesca viene un po' meno, e speriamo sempre nella fortuna anche. Poi perché... tenete sempre in considerazione che noi siamo un canale di informazione, ragazzi, quindi spesso e volentieri vi portiamo a video anche a livello di prodotti e quant'altro, esatto. Sempre roba nuova, quindi ci dedichiamo anche a quello, ecco, quindi... Tra l'altro c'è un rave pazzesco dall'altra parte, c'è un casino della... e vabbè, ci deve essere una sagra paesana, quindi... Ci sono gli SDC, ragazzi, vi dico solo questo. Vabbè, comunque noi non ci lamentiamo perché un pesce a testa l'abbiamo fatto e basta, adesso smontiamo tutto, purtroppo finisce qua, saremmo stati volentieri tutta la notte anche perché si sta bene. Il anche perché non siamo proprio vicini a casa, ragazzi. No, adesso ci aspetta comunque te un'ora sicuro, io qualcosa di meno, però vabbè. Ragazzi, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto, qualche novità ve l'abbiamo portata. Vi ricordiamo che... se avete skippato o se andate avanti col video, verso l'inizio del video circa vi abbiamo fatto vedere una cosa nuova che ci hanno mandato, esatto. Una power station nuova. In descrizione trovate il link della power station con un codice sconto. Ci hanno detto che se cliccate su quel sito avete uno sconto. Me la regalo, ragazzi. Ecco, noi purtroppo queste cose siamo un po' tarantini, sì. Là, quindi ci atteniamo a quello che ci hanno detto. Esatto, fate voi. Poi. Comunque ragazzi, ripeto, in descrizione oltre a questo trovate sempre tutto quello che utilizziamo e abbiamo, perché spesso ci chiedete ma cosa da... In descrizione ragazzi trovate tutto. Bene. Detto questo, noi vi salutiamo ragazzi perché mi si stanno chiudendo gli occhietti, non ho l'autopilota, quindi adesso mettiamo via tutto e poi andiamo a casa. Ci vediamo al prossimo video. Non sappiamo dove, come, con chi e quando, ma ci vedremo, ragazzi. Ma sicuramente ci saremo. Ciao ragazzi! Ciao.